un posto del cuore a Rimini dove ti piace tornare tutti gli anni? Via Vespucci. Ci sono venuta la mia prima volta tantissimi anni fa con i miei genitori ed è la prima via che ho visto. L'anno scorso siamo tornati e trasmettevamo proprio lì dall'inizio di via Vespucci e quindi ogni volta, ogni anno il cuore mi riporta lì. La passeggiata, l'aperitivo, la colazione. Ormai conosco anche le signore dei negozi, quindi mi fermo a fare le chiacchierate. Quindi via Vespucci per me è proprio il posto del cuore. Ciao Roberta, è da inizio agosto che siete qui con gli amici di RDS al nuovo Belvedere. Vuoi dare qualche informazione in più a chi ci segue per come venirvi a trovare? Noi siamo qua tutti i pomeriggi perché ovviamente andiamo in diretta su RDS dalle 15 alle 19 e subito dopo inizia il nostro DJ set, quindi con la musica di RDS, Claudio Guerrini che mette i dischi, io che lancio gadget come se non ci fosse un domani. Sono pomeriggi molto belli perché vengono dai bambini piccoli ai nonni e si divertono perché poi noi spaziamo con la musica, andiamo dai 70-80 fino agli ultimi successi di oggi, quindi facciamo veramente ballare tutti. State trasmettendo dal nuovo Belvedere di Piazzale Kennedy che si affaccia proprio sul nuovo Parco del Mare. Come descriveresti questa nuova zona di Rimini a chi non c'è ancora stato? Allora, il Parco del Mare è, insieme al nuovo Belvedere, è un'oasi magica. Noi siamo venuti, abbiamo avuto l'opportunità di venire anche l'anno scorso a trasmettere proprio qui, ma quest'anno è come se avessimo aperto gli occhi in un mondo nuovo. Il Parco del Mare è a perdita d'occhio, veramente una passeggiata gigante di verde, poi ogni tanto ci sono delle postazioni per attrezzi per far ginnastica, ovviamente da una parte ci sono i bagni, persone che passeggiano con animali, con i bambini, vanno in bicicletta, che vanno a correre, quindi veramente è a perdita d'occhio, io da qui non vedo la fine. Quando non lavori come passi il tuo tempo a Rimini? Cosa ti piace fare? Allora, io ho la mattina libera perché ovviamente trasmettendo il pomeriggio non ho altro tempo a disposizione. La mattina si passeggia, si va a passeggiare in spiaggia, se riesco mi prendo anche un lettino con l'ombrellone e mi prendo magari un'oretta di sole, si passeggia, si respira quest'aria, come vedete dai capelli oggi ce n'è parecchie, fa molto bene e ci si guarda intorno. Qui è un continuo scoprire posti, luoghi, verde, parchi e nuovo Belvedere, ragazzi, che è una cosa strepitosa. Veniteci se ne avete l'occasione. E invece il tuo piatto preferito? A Rimini? Che domanda è? Il mio piatto preferito? La piadina, ovviamente, che ormai si trova dappertutto, ma per mangiare la vera piadina bisogna venire qui. È assolutamente ricetta classica, per carità, niente da dire contro quella al farlo a sfogliata, ma io voglio quella classica, con lo squacquerone, la rucola, il prosciutto crudo. Ne ho mangiata una buonissima, tra l'altro, proprio ieri sera. E insomma, una almeno in un soggiorno bisogna mangiarla. Ormai una riminese doc. Oddio, adorerei essere riminese doc. Ok, e invece cosa pensi che renda Rimini unica? Rimini è unica per tutto un insieme di cose. Intanto voi sorridete sempre, anche in periodi non facili come questo. I negozi hanno riaperto, i locali hanno riaperto, voi avete nei periodi belli e nei periodi brutti questa capacità di mostrare questa gioia, soprattutto a chi viene da fuori. Vabbè, per i milanesi un po' vi conoscete tutti, ma per noi che veniamo da fuori, vi assicuro, anche solo per lavorare, è casa, qui è proprio casa. Commistione di cose, ovunque tu ti giri, ecco, io adesso mi giro sulla mia destra e vedo il mare con tutti gli ombrelloni, mi giro sulla sinistra e c'è questo Belvedere, di là c'è il Parco del Mare, di qua non è carino ma mi sono girata e c'è un viale lunghissimo, cioè il lungomare, quindi veramente tutto un insieme di cose che la rendono unica, ma soprattutto poi non si può far senza, ecco, crea astinenza. Io spero di rivedervi l'anno prossimo. Se voi siete qua, io magari o per lavoro o per diletto tornerò. Grazie. Grazie.